Sanità, disforia di genere, in commissione audizione l'assessore regionale e la direzione di Careggi, la relazione del Ministero esaminata dai commissari che si sono confrontati a lungo e hanno posto molte domande. Moby Prince, Mazzeo, verità e giustizia per le vittime a fianco dei familiari. Il presidente del Consiglio regionale a Livorno alla commemorazione dell'anniversario a 33 anni dalla strage. Tutti noi dobbiamo prenderci la responsabilità di fare di più. Eventi, Serravalle de Gusto, vini e prodotti tipici del Montalbano. Giovedì 25 aprile dalle 11 al tramonto a Serravalle Pistoiese si tiene la seconda edizione della manifestazione. Degustazioni, musica, mostre, visite guidate e sport. La Commissione Sanità del Consiglio regionale ha tenuto lo scorso 15 aprile una seduta dedicata all'audizione dell'assessore regionale al diritto alla salute e alla sanità e della direttrice dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi sulle tematiche inerenti alla disforia di genere. Nella lunga audizione sono stati sentiti anche il direttore della Direzione regionale Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Giunta regionale, la direttrice della struttura organizzativa dipartimentale di andrologia, endocrinologia femminile e incongruenza di genere che guida il centro di Careggi e il responsabile del settore assistenza farmaceutica e dispositivi della regione. Ecco il commento dei consiglieri regionali Ulmi, Petrucci, Sostegni e Stella. Ma ancora, io personalmente non l'ho letta la relazione del Ministero, dove si presume o comunque da relazioni giornalistiche si dice che le cose non sono state fatte nella maniera corretta. Personalmente, da medico, vedo strano che i miei colleghi possano aver disatteso determinati criteri o comunque linee guida. Se lo è stato fatto, probabilmente è stato fatto per un'interpretazione errata. Quindi io ad oggi rimango garantista sull'attività dei miei colleghi di Careggi. Ritengo che se ci sono state delle anomalie volute o per superficialità, queste debbano essere colpite, perché ovviamente si parla di una situazione estremamente delicata e grave, ma voglio assolutamente rendermi conto di persona leggendo la relazione, e ne ho la possibilità di poterla valutare personalmente, se oggettivamente sono state fatte queste anomalie. Quindi mi spoglio della mia parte politica e voglio vedere realmente che cosa è successo. Se verrà confermato che le cose non sono state fatte bene, è giusto che ci siano dei provvedimenti forti. Allora, io su questo voglio essere molto chiaro e evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione. Per noi la disforia di genere è un problema serio che deve essere trattato in maniera seria e che deve essere curato in maniera seria. Proprio per questo motivo qui pensiamo che i centri che si occupano di incongruenza ed eventualmente disforia di genere debbano avere al proprio interno un neuropsichiatra infantile, che è il medico specialista che può occuparsi di una situazione come quella appunto della disforia di genere, che è ritenuta essere un disturbo psichiatrico che colpisce prevalentemente bambini, adolescenti, ragazze e ragazzi. Il centro di Careggi, che si è occupato in questi anni di disforia di genere, è un centro che non ha al proprio interno, e tutto l'azienda ospedale universitaria di Careggi non ha al proprio interno un neuropsichiatra infantile. Quindi noi riteniamo che non sia un modo serio di occuparsi della cosa e di curare la cosa. Noi abbiamo, l'abbiamo detto questo all'inizio di questa vicenda, invece il serio timore, e su questo vorremmo essere rassicurati, che a Careggi, anziché curare la disforia, l'incongruenza di genere, non si sia fatta una battaglia ideologica sulla vita e sulla dei bambini e delle bambine che si rivolgevano
a quel centro. Cosa gravissima questa. L'indagine del Ministero, le esternazioni a mezzo stampa, le risposte dell'assessore e del presidente Gianni in queste settimane hanno confermato quello che era il nostro timore. A Careggi non c'è un neuropsichiatra infantile che si occupa di disforia di genere, quindi di conseguenza è stato affrontato in maniera non seria, in maniera non scientifica, e questa è una questione gravissima. Noi ci aspettiamo le dimissioni del direttore generale e del direttore sanitario di Careggi, che non hanno controllato come dovevano controllare. Ci aspettiamo le dimissioni del direttore di dipartimento e del direttore del centro. Insomma, non si scherza su queste cose, non si fanno campagne ideologiche sulla vita dei bambini. Beh, allora, il tema è un tema serio e non c'è bisogno di fare sceneggiate su questo tema che non servono a niente. Quando è venuto il tema delle contestazioni e delle ispezioni del Ministero al centro relativo alla disforia di genere di Careggi, noi abbiamo immediatamente convocato una commissione per chiarire come stava funzionando il centro, ed era convocata l'8 febbraio del 2024. È arrivata dopo la convocazione una lettera del Ministero che ha chiesto di non procedere con l'analisi in commissione finché l'ispezione non fosse conclusa e fosse redatta questa famosa relazione. E noi, diciamo così, pur non dovendo rispettare le indicazioni del Ministero, ci è sembrato opportuno seguire le indicazioni di collaborazione che il Ministero diceva, e non abbiamo svolto quella commissione, rinviandola alla prima data utile successiva all'invio della relazione che il Ministero ha inviato la relazione all'assessorato, è arrivata lunedì, e quindi noi abbiamo convocato immediatamente per la prima data utile, quindi lunedì prossimo alle 9.30, è convocata già da stamattina la Commissione Sanità, che vedrà l'audizione dell'assessore Bezzini, del direttore Gelli, della direttrice Matarrese e di tutta la struttura di Careggi. Quindi noi non solo ne vogliamo parlare, abbiamo interesse a chiarire a tutti i cittadini come funziona il centro di Careggi, sicuri della correttezza del lavoro che stanno svolgendo i professionisti di Careggi. E quindi tutt'altro che quello che è stato detto oggi in Consiglio regionale. È il più grande scandalo del sistema sanitario nazionale e del sistema sanitario regionale. Il senatore Gasparri, che ringraziamo per primo, ha tirato fuori il tema della disforia di genere. Oggi la relazione del Ministero ci dice che in alcune parti non sono stati seguiti i protocolli, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza psichiatrica. Noi eravamo mesi che sosteniamo questa tesi, oggi è accertato dal Ministro, ma soprattutto abbiamo chiesto chiarezza in Consiglio regionale, abbiamo chiesto che venga convocata la Commissione, che l'assessore relazioni, e ci saremmo aspettati che su un tema così importante, che riguarda il sistema sanitario regionale, che riguarda la salute dei bambini di 10, 11, 12 anni, ai quali è stato somministrato un farmaco che si chiama triptorelina, un farmaco bloccante della crescita ormonale. Ecco, nessuno oggi si è alzato, l'assessore non ha relazionato, non ci è stato detto quali sono i termini della relazione, non ci è stato detto cosa dice il Ministero, ma semplicemente rimandano. E rimandano perché non hanno voglia di fare chiarezza, non hanno voglia di dirci cosa succede, ancora continuano a negare l'evidenza. Lì qualcosa non ha funzionato. Ci saremmo aspettati le immediate dimissioni della struttura, dei componenti della struttura di Careggi, ci saremmo aspettati anche un grande onestà, un passo indietro da parte dell'assessore, che non solo non sa cosa succede nella struttura di Careggi, ma non sa nemmeno cosa succede nei suoi uffici. La relazione è arrivata e nessuno lo sapeva. Io e il senatore Gasparri siamo stati accusati dalla sinistra di governo in questa regione addirittura di rivelare segreti, dicendo cosa era contenuto in quella risposta all'interrogazione. Quello è un atto ispettivo del senatore, avevamo tutto il diritto di dirlo, avevamo tutto il diritto di dire cosa succede in quel reparto. E in quel reparto, secondo il Ministro, non vengono fatte tutte le procedure così come previsto dalla direttiva AIFA, ma anzi vengono bypassate, non vengono rispettate, non c'è l'assistenza psichiatrica, e quei bambini, lo ripeto, di 10, 11 o 12 anni viene somministrato senza assistenza psichiatrica un farmaco che si chiama triptorelina, che è un farmaco bloccante della crescita ormonale, che non consente naturalmente ai bambini di capire che tipo di sessualità hanno. Noi non abbiamo niente contro la disforia di genere, non abbiamo niente contro quel reparto, diciamo semplicemente che le regole devono essere rispettate. Infine, il commento da parte del presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni. Io so che su questo si è stato fatto un polverone strumentale da un punto di vista partitico, politico, assurdo.
Possibile che in un rapporto istituzionale corretto il ministro che è stato sensibilizzato e che quindi ha provveduto a istituzioni, invece che mandare la relazione degli ispettori alla Regione Toscana e alla ASL competente, perché si tratta della ASL Centro, la consegna a un deputato che viene in una manifestazione elettorale domenica scorsa, ne fa sfoggio quando in realtà non vedo che cosa c'entri il deputato rispetto a una gestione che è della ASL, la quale deve rendere conto alla Regione. E contemporaneamente ci arriva, dopo queste esternazioni del deputato, del parlamentare, due giorni dopo, una relazione che vediamo essere molto diversa da quella che è stata prospettata, pubblicizzata, mediatizzata da questa persona. Perché la relazione che arriva dal Ministero è una rilevazione che certo rileva alcune criticità, ma non mette in alcun modo in discussione questo servizio, coglie l'esigenza di alcuni accorgimenti perché venga svolto meglio, e noi prontamente li realizzeremo, la presenza costante di un neuropsichiatra ad esempio. Insomma, una relazione, quella degli ispettori e delle prescrizioni fatte alla ASL, che sostanzialmente è una relazione come tante altre in cui poi ci si mette in linea con quello che sono le richieste del Ministero. Probabilmente in condizioni normali sarebbe stato un processo fisiologico nemmeno degno d'attenzione da parte dei giornali e dei media. Ma in questo caso, ci siamo a due mesi dalle elezioni, ecco che il modo assolutamente discutibile, assolutamente in grado di creare solo sfiducia da parte dei cittadini verso le istituzioni, quindi non corretto sul piano istituzionale, porta questa vicenda a vederla in un modo quando in realtà è esattamente il modo opposto. Nella giornata dell'anniversario della strage della Moby Prince, avvenuta il 10 aprile del 1991, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha partecipato alle iniziative di commemorazione che si sono tenute a Livorno. Prima all'incontro con i familiari delle vittime nella sala consiliare di Palazzo Civico, alla presenza del sindaco Luca Salvetti e di rappresentanti delle istituzioni e delle autorità civili e militari. Poi al corteo che ha raggiunto il Porto Mediceo, dove si sono concluse le iniziative con la deposizione all'Andana degli Anelli del cuscino di rose del Presidente della Repubblica e della corona e d'alloro del Comune, la lettura dei nomi delle vittime e il lancio delle rose in mare. Sentiamo le parole del Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Innanzitutto bisogna non dimenticare, bisogna continuare a chiedere verità e giustizia per le 140 vittime. È incredibile come in un paese civile come il nostro non si sia riuscito a dare ancora una risposta alle famiglie delle donne e degli uomini morti nel più grande disastro della marineria commerciale italiana. Da anni lo chiediamo a gran voce, a volte si vedono dei passi in avanti, poi ci si ferma, bene la commissione che è ripartita, ma le famiglie hanno bisogno di risposte concrete. L'armadio della memoria che noi abbiamo portato avanti e che continuiamo a far crescere serve a non dimenticare, serve a dire che la Toscana non si volta dall'altra parte. Questo vale per quanto accaduto a Livorno, vale per quanto accaduto a Viareggio, dove le prime sentenze sono arrivate, vale per quello che è accaduto per la Costa Concordia. Credo che noi abbiamo la responsabilità oggi di esserci, di essere lì, di essere al fianco delle famiglie delle vittime che ancora piangono i loro cari dopo 33 anni a cui non hanno avuto mai verità e giustizia che meritano. E adesso le parole dei consiglieri regionali Gazzetti, Galletti e Landi. La Regione Toscana, il Consiglio regionale, le Toscane e i Toscani tutti devono continuare a fare quello che hanno fatto sino ad oggi, cioè da quella notte sino a queste ore essere al fianco dei familiari delle vittime, sostenere tutte le iniziative. In Consiglio regionale noi abbiamo creato anche un luogo che si chiama l'Armadio della Memoria per dare casa, struttura e anche la possibilità di raccogliere tutta la documentazione, non soltanto delle associazioni,
situazioni della strage del Movi Prince, ma della strage di Viareggio, come della vicenda della Costa Concordia, un luogo della memoria, perché la memoria è fondamentale per alimentare il ricordo, ma soprattutto per dare forza all'impegno che ancora deve essere profuso, al fianco ovviamente dei familiari delle vittime e a sostegno della commissione d'inchiesta parlamentare. 33 anni dopo, famiglie, 140 famiglie ancora attendono una risposta, la verità e la giustizia su quello che è stato uno dei più grandi drammi che abbiamo vissuto negli scorsi decenni, sicuramente uno dei più grandi di tutta la Toscana. Io credo che questa sia una ferita grave non soltanto per Livorno, per la Toscana, ma per tutta l'Italia, perché l'attesa estenuante di questa verità e di questa giustizia che ancora oggi si negano fondamentalmente crea grande sfiducia anche in quelle istituzioni che dovrebbero darla a queste famiglie per la memoria di queste persone. Ancora oggi saremo a Livorno a dire mai più un dramma del genere e soprattutto verità e giustizia di nuovo, perché è l'unica cosa che può lenire, anche se solo minimamente, il dolore di questo dramma che diventa infinito e che ogni giorno che passa aggiunge soltanto attesa a quello che è la conclusione che invece tutti vorrebbero avere per far trovare pace, anche riposo alla memoria di queste persone che hanno perso la vita. È necessario mantenere alta l'attenzione su questa tragedia. Dopo 33 anni ancora a buio, per la prima volta la Camera dei Deputati, su iniziativa del Presidente Lorenzo Fontana, ci sarà la commemorazione delle vittime, e qui in Consiglio regionale la vicinanza alle famiglie delle vittime è stata manifestata nuovamente, però con grande senso di rammarico, perché questa vicenda ancora non ha la verità. E questo è un dolore che si associa a quello delle vittime e di estrema vicinanza che noi esprimiamo alle famiglie. Degustazioni, musica, mostre, presentazioni letterarie, visite guidate, mostre e sport. In una sola giornata, dalle 11 al tramonto, giovedì 25 aprile a Serravalle Pistoiese, con la seconda edizione di Serravalle Degusto, i sapori del Montalbano. Degusto seconda edizione è un modo per raccontare il territorio splendido di Serravalle Pistoiese, ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, ed è un modo per sottolineare quanta arte, bellezza, cultura ci sia, ma anche quanto gusto enogastronomico. Degusto seconda edizione è un modo per raccontare un territorio splendido, Serravalle Pistoiese, un modo per sottolineare quanta arte, bellezza, cultura ci sia nel nostro territorio, ma anche quanta bellezza enogastronomica si riesca a produrre. Il Montalbano è un territorio esteso in grado di offrire alle toscane e ai toscani prodotti di altissima qualità, e quale occasione migliore quella di poterla raccontare il 25 d'aprile, tutta la giornata, conoscere la bellezza di questo territorio, conoscerne i suoi prodotti. Allora invito le cittadine e i cittadini toscani, dopo aver passato il 25 aprile in uno dei luoghi delle stragi del nazifascismo, dei luoghi della liberazione, ad andare a Serravalle Pistoiese. Durante la giornata sarà possibile degustare non solo vini e prodotti tipici del Montalbano, ma anche prelibatezze provenienti da altri territori, come ha ricordato il sindaco di Serravalle Pistoiese, Piero Lunardi. È una giornata importantissima perché siamo alla seconda edizione, già l'anno scorso con la prima edizione che non sapevamo nemmeno se andava avanti o no, abbiamo avuto una presenza di oltre 1000 persone. E quindi è una strada dell'olio del vino del Montalbano e della Federazione dei Sapori della Toscana, cioè sono tante cose messe assieme che rendono il paese di Serravalle in quel giorno, secondo me, una perla della Toscana, con la Rocca Nova che abbiamo noi, con la Torre del Barbarossa, e ci sono 5 visite guidate, tutte gratis se Dio vuole, perché a Serravalle di solito funziona così,
Oltre a tutti olio, vino e quant'altro, i prodotti locali come formaggi. E quindi grazie alla Regione Toscana, grazie all'assessorato al turismo e all'agricoltura di questo invito, di questa possibilità che danno al nostro comune di essere presenti a livello regionale. Il sommelier Alessandro Tanini ha parlato delle 3 degustazioni guidate, una alle 12 d'olio e poi nel pomeriggio 2 di vino. Nell'arco della giornata ci saranno 3 degustazioni guidate, una di olio alle ore 12, condotta da un degustatore di olio dell'associazione Anapo. Nel pomeriggio ci saranno 2 degustazioni di vino, una alle 15 e una alle 17, condotte dal sommelier Fisar della delegazione storica di Pistoia. Le degustazioni si svolgeranno nei locali del circolo MCL, che ringraziamo per la gentile accoglienza. Speriamo che la giornata sia bella e quindi aspettiamo tutti numerosi. Grazie. Abbiamo costruito una serie di incontri, mostre, presentazioni di libri, attività sportive abbinate alle degustazioni di prodotti del territorio, ha detto l'assessore comunale al turismo Maurizio Bruschi. Mentre il presidente della strada dell'olio e del vino del Montalbano, Luigi Micheli, ha ricordato che questa strada raccoglie 8 comuni: Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Vinci, Lamporecchio, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Monsummano Terme e Larciano, e va da Carmignano a Montecatini. Sì, una giornata ricchissima quest'anno per la seconda edizione. Ci siamo voluti superare relativamente al nostro borgo, che è un piccolo borgo medievale, che è Serravalle Pistoiese, che fa parte della rete dei comuni italiani del Medioevo, e abbiamo instaurato, e costruito insieme al circolo e alla strada del vino e dell'olio del Montalbano una serie di incontri, di mostre, presentazioni di libri, attività sportive per tutto il giorno, abbinate ovviamente alle degustazioni dei prodotti tipici e dei nostri vini di tutto il territorio. Quindi credo sia una scommessa dove ha creduto anche ovviamente la Regione Toscana, in particolare il Presidente Mazzeo, che ci ha dato una mano notevole, che ci è venuto subito incontro, e per questo lo ringraziamo ovviamente. Allora, la strada dell'olio e del vino del Montalbano raccoglie 8 comuni del Montalbano e va da Carmignano fino a Montecatini, E gli 8 comuni racchiudono tutti i produttori, sia di vino che aziende, che artigianato, aziende, un po' di tutto, l'eccellenza del nostro Montalbano. Sul nostro Montalbano facciamo anche tanto turismo, abbiamo tante attrazioni, dalle Ville Medici, chiaramente da Leonardo, ma dalle Terme, dai Padule, c'è veramente un grande territorio da salvaguardare e da visitare. Le nostre aziende sono tutte piccole e medie, perché lavorare sul nostro Montalbano non è semplice, perché il territorio è abbastanza incollinare e sì che anche le aziende fanno difficoltà, però grazie ai nostri produttori abbiamo l'opportunità di tenere un territorio bellissimo. Noi nel nostro Montalbano non abbiamo gli Uffizi, ma io, come dico io, i nostri Uffizi sono il nostro territorio, i nostri terrazzamenti, i nostri ulivi e i nostri grandi agricoltori che ce lo mantengano.